questo evento, questo corso che è registrato, come vede la telecamera, per cui salutiamo anche chi ci vedrà in differita, e saranno anche dei numeri importanti, come in genere si fanno quando si utilizza l'ecosistema digitale. E abbiamo due messaggi da parte degli amministratori locali, che adesso trasmetteremo, quindi adesso vediamo. Nuovi, freschi. Quindi abbiamo Alessandro Vedeschi, assessore all'agricoltura e alla sovranità alimentare e foreste della regione Lombardia. Volevo portare un saluto in regione Lombardia e il mio assessorato a una bellissima iniziativa che ci vede assolutamente concordi sulle finalità. Credo che l'utilizzo virtuoso anche dei reflui in zootecnia sia una cosa di grande prospettiva, soprattutto per difenderci da un'aggressione spesso motivata di certi paesi frugali in particolare, che mettono a repentaglio, diciamolo, la storia e la qualità produttiva dell'Italia con delle motivazioni spesso poco serie. Però diciamo che la Regione Lombardia, anche con gli investimenti, ecco, il prossimo PSR avrà circa quasi 400 milioni di euro di investimenti proprio sull'innovazione. Diciamo che in questo campo, nel campo e nell'argomento che tratterete oggi, è importantissimo andare anche ad assecondare un movimento globale che porta nella parola sostenibilità un vessillo che deve essere sicuramente un vessillo di qualità e non ideologico. Con queste iniziative la Regione Lombardia vorrà affiancare i produttori alla ricerca di una soluzione vera e non in carta bollata e non un braccio di ferro con l'Unione Europea. Dobbiamo produrre qualità anche nella ricerca, per cui buon lavoro, buon convegno, Regione Lombardia ci sarà. Grazie Assessore. Poi abbiamo Floriano Massardi, consigliere regionale, ex vicepresidente della Commissione Agricoltura. Buongiorno a tutti, sono Floriano Massardi, consigliere regionale di Brescia. Purtroppo vi ringrazio dell'invito, ma non potrò essere presente alla vostra conferenza, quindi vi mando questo video messaggio di ringraziamento. Sono molto sensibile al tema che andrete a discutere in mattinata e sicuramente da ex vicepresidente della Commissione Agricoltura e da sicuramente membro della Commissione stessa nella 12ª legislatura mi farò carico di portare avanti, di ascoltare le istanze e di questa tipologia di soluzione che sicuramente è una soluzione molto, molto all'avanguardia che potrà dare dei benefici proprio al nostro pianeta. Bene, grazie. E quindi di che cosa parleremo oggi? Cominciamo a entrare nel vivo del workshop. Beh, io ho accettato molto volentieri, diciamo, in questa veste di giornalistica, di direttore di Luminasia, di moderare questo workshop organizzato dalla SOP. Perché ho accettato molto volentieri? Perché mi sono un po' stufato, ve lo dico un po' sinceramente, perché su argomenti che sono la sostenibilità, il benessere degli animali, l'antibiotico resistenza, siamo, diciamo, la produzione primaria in particolare, ma in generale l'agroalimentare è in forte pressione da parte dell'opinione pubblica. Ed è un ambito all'interno del quale poi prolifera anche molta disinformazione, che non è semplicemente ispirata dall'ignoranza, è una disinformazione a volte strumentale, perché non l'abbiamo detto prima in conferenza stampa, ma questo è l'ambito, diciamo, più corretto, e il cibo artificiale sta prendendo delle posizioni importanti, per cui non è questo, ovviamente bisogna fare un'azione di contrasto perché arriva il nemico, bisogna tirare sulle barricate, bisogna fare un'azione culturale e ribadire a mio avviso un concetto fondamentale. Allora, il primo concetto è tutte le attività umane, poi nel discorso di Marco Poggianella, no, che è il titolare appunto di SOP, il fondatore, insomma lo ribadirà adesso quando gli darò la parola, però tutte le attività, bisogna mettere dei punti fermi, cioè tutte le attività umane inquinano, hanno un impatto ambientale, e questo sarebbe, ma anche tutte le attività se volete naturali, perché insomma non è che, cioè, il rapporto
dell'uomo e all'interno della natura è fluido, per cui è ovvio che ci siano questo tipo di interazioni. Però in una situazione come questa, in cui siamo tante macchine, tante attività industriali, tante persone, se dobbiamo salvare questo pianeta, ognuno deve fare la sua parte, perché ognuno ha una responsabilità, sia il semplice cittadino, l'industria, i governi, eccetera, eccetera. A noi di Luminanzia piace molto in questo momento un po' dello ci siamo stufati di rappresentare le soluzioni, cioè chi ha delle soluzioni le metta sul tavolo, cioè parli ora, taccia per sempre, perché questo è un po' il discorso. E quali sono le soluzioni? Non esiste secondo noi una soluzione globale o una bacchetta magica, ognuno deve fare un pezzo per il ruolo che ha, per la funzione che ha, per arrivare a questo. Siccome ci sono tutti anche i presupposti affinché si possano trovare delle soluzioni anche in tempi rapidi, credo che questa occasione di questo workshop organizzato da SOP sia molto interessante. Allora, parto subito con Marco Poggianella. Il dottor Poggianella è il creatore di questa società, colui il quale ebbe nel 2001, giusto Marco? Ecco, il sogno imprenditoriale, ribadisco questo concetto fondamentale, gli chiedo qual è stato, cosa ti ha spinto innanzitutto a fondare questa azienda, a dargli questo nome molto chiaro, perché SOP è un acronimo, per lui dirà di che cosa, e qual è l'obiettivo, al di là di che le attività imprenditoriali devono generare ricchezza, cioè devono generare reddito, ma qual è l'obiettivo anche morale che sottintende la tua attività? Io l'ho letto tanti, quando ero al liceo, tra i vari libri che ho letto, le varie citazioni, ricordo quella di Einstein, l'ho sempre portata con me, e Einstein diceva: il mondo non sarà distrutto da quelli che fanno il male, ma da quelli che li guardano senza fare nulla. E questo per me è stata una chiamata all'azione, è stato un impegno nel dire facciamo qualche cosa, ognuno, come diceva Alessandro, fa quello che può, per quello che è in grado di fare con la sua competenza, con le sue conoscenze. E allora l'idea da subito è stata quella di chiamare alla sostenibilità, all'azione, di andare verso questo desiderio di riuscire a lasciare un pianeta migliore di quello che abbiamo trovato, quantomeno fare in modo che potesse sopravvivere. E SOP vuol dire proprio questo, vuol dire Save Our Planet, salviamo il nostro pianeta. E quando diciamo nostro, è lì che è la chiave di tutto, proprio perché sappiamo che il pianeta si salverebbe da solo senza di noi, tanti lo dicono, e anche noi più o meno siamo d'accordo, dategli qualche milione di anni senza di noi la Terra si salverebbe da sola. Ma non è questo il punto, noi vogliamo salvare il nostro grana padano, il nostro parmigiano reggiano, vogliamo salvare la nostra carne, il nostro latte, la nostra cultura, tutto quello che il famoso Made in Italy ci fa diventare importanti e famosi nel mondo, la tradizione, quello che abbiamo da anni ereditato. Allora, per fare questo vogliamo andare a incidere in quello che può essere l'impatto, come diceva bene Alessandro, dell'attività agricola, dell'attività di produzione di cibo, che come tutte le altre attività ha un impatto. E in particolare oggi siamo qui per presentare una ricerca, non per parlare in generale di tutti i nostri prodotti, ne abbiamo molti in moltissimi settori. Oggi vogliamo concentrarci in una pubblicazione scientifica recente che è stata appunto pubblicata, un lavoro dell'Università di Milano e cofinanziata dalla Regione Lombardia. Questo è anche il motivo per cui abbiamo iniziato con l'assessore, il consigliere, prima anche qui avevamo un altro paio di consiglieri che sono venuti a dare il loro contributo, eccetera. Perché è un lavoro di grande impatto per quello che può essere il mondo, soprattutto in questo settore dei bovini, bovini da latte e bovini da carne. Qual è l'impatto di questi allevamenti? Gli allevamenti hanno fondamentalmente due tipi di impatti. Uno è un impatto di gas serra, e sono appunto i gas climalteranti, sono quei gas che emessi in atmosfera riscaldano il pianeta. Sappiamo l'effetto serra, senza l'effetto serra vivremo tutti a 18 gradi sotto zero, grazie all'effetto serra sopravviviamo, il nostro pianeta è vivibile, abitabile. Ma noi, esseri umani, dalla rivoluzione industriale in poi abbiamo iniziato a emettere moltissimi gas serra, troppi, al punto tale che adesso quello che era una protezione che ci manteneva con un clima vivibile sta diventando una sovraprotezione, abbiamo troppa protezione e quindi il pianeta si sta riscaldando. E questo lo vediamo, e le anomalie sul clima sono enormi, dalle siccità, le bombe d'acqua, eccetera, eccetera. Quindi tutti siamo chiamati a ridurre l'impatto. L'agricoltura in particolare impatta, se parliamo di allevamenti, attraverso le emissioni enteriche, quindi i famosi rutti delle vacche da latte, dei bovini, e attraverso i liquami.
e lo fa attraverso il metano principalmente, questo gas dai 25 o se si vuole calcolare fino a 80 volte più a potere climalterante e riscaldante dell'anidride carbonica, e per l'aspetto invece dell'ammoniaca, che è un altro gas, invece questo è un gas inquinante e anch'esso volendo considerabile un gas climalterante, perché riduce la capacità fotosintetica delle piante, quindi assorbono meno anidride carbonica e quindi di conseguenza ci lasciano più anidride carbonica nell'atmosfera. Quindi questi due problemi, metano, ammoniaca. Qual è la nostra soluzione? La nostra soluzione è un additivo molto semplice, lo vedete qua nell'angolo, e che si utilizza una volta alla settimana, 2 grammi per vacca a settimana, quindi un dosaggio estremamente basso e scalabile, come dicono nella Silicon Valley, scalabile, quindi proprio pochissimi grammi per ottenere il risultato, che riduce, e questo lo sappiamo da centinaia di allevatori in tutto il mondo, ma ora anche dalle pubblicazioni scientifiche, poi vedremo l'importanza delle pubblicazioni, in particolare di quest'ultima, dell'80% il metano e fino al 100% dell'ammoniaca. Quindi qualcosa di estremamente efficace, pratico, e funziona dopo poche settimane l'ammoniaca. Dopo qualche mese arriviamo ad ottenere questo 80% del metano. Andremo poi a vedere l'importanza del metano, eccetera. Ma quello che era il messaggio per rispondere alla tua domanda, Alessandro, il nostro sogno è quello di rendere l'agricoltura intensiva sostenibile. Perché? Perché l'agricoltura intensiva è la via per riuscire a sfamare il mondo, gli 8 miliardi di persone. Noi amiamo è il biologico, e abbiamo i nostri prodotti sono tutti ammessi nell'agricoltura biologica, però sappiamo che non è possibile fare il biologico dappertutto, almeno questo è quello che credo io, che crediamo noi, per cui laddove è possibile fare il biologico ben venga, laddove è possibile fare solo l'intensivo, dobbiamo fare in modo che anche questo abbia minore impatto, e quindi stesse produzioni ma con minore impatto sia a livello di gas serra sia a livello di gas ammoniaca. Sappiamo che l'ammoniaca non è uno scherzo, il 94% è prodotto dall'agricoltura, quindi se i numeri ci dicono che il metano, l'agricoltura è una delle componenti, sull'ammoniaca non ci sono tante scuse, l'ammoniaca è tutta colpa nostra, diciamo così. E quindi siamo noi che dobbiamo agire, noi che viviamo dall'agricoltura e dell'allevamento, e ripeto, riuscire a ridurlo fino al 100% è una soluzione estremamente, dal nostro punto di vista, risolutiva. Sì, anche di numeri importanti, no? Perché ne abbiamo discusso anche in conferenza stampa precedentemente, cioè poco fa. In questo momento agire sulla intervenire sulla sostenibilità delle produzioni agricole e zootecniche è ancora un investimento morale, no? Etico, ma rapidissimamente lo sarà anche da un punto di vista economico, perché la spinta dal basso, cioè dell'opinione pubblica, nel cercare nei supermercati, negli ipermercati, prodotti che abbiano una certificazione di sostenibilità e di benessere animale, c'è, perché insomma noi di Luminanza pubblichiamo spesso i risultati di Immagino GS1, quindi questo studio di imponente, che vengono lette le etichette di 128.000 referenze distribuite nei nostri supermercati, ipermercati, che rappresentano l'87,5% di quello che sta sui scaffali, nelle etichette, diciamo, i claim sostenibilità, benessere animale, nelle sue articolazioni stanno proliferando. Non sappiamo ancora, nessuno lo sa, se il consumatore è disposto a pagare di più per un prodotto con determinati claim o altri, però insomma il mondo sta andando rapidamente verso quella direzione. Piaccia o non piaccia, non è un aspetto ideologico, è semplicemente un aspetto è una spinta dal basso importante. È anche importante, e questo l'abbiamo, mi permetto di rubare ancora qualche minuto, l'abbiamo sottolineato anche stamattina, che fermo restando che tutte le attività umane hanno un impatto, quella dell'agricoltura, noi abbiamo i numeri dell'ISPRA, cioè che è il 9%, diciamo, il peso che ha l'agricoltura sul totale della produzione dei gas climalteranti, o serra, chiamiamole come vi pare, e la zootecnia ha il 75% di questo 9%. In particolare i ruminanti, bovine da latte, bovine da carne, hanno un peso più o meno similare in valore assoluto del 2-2,5%. Sembra poco, non è poco, è tanto. Il concetto è che ognuno deve fare la sua parte.
la stiamo facendo con l'antibiotico resistenza in maniera importante, anche se non ci sarebbe stato bisogno, almeno nelle bovine da latte, no? Perché abbiamo sempre ricordato stamattina che le pomare endovammari sono lo 0,7% del consumo degli antibiotici utilizzati, diciamo, in zootecnia. E quindi dice, ma cosa fa lo 0,7? Sì, si sta lavorando a livello europeo in maniera, devo dire, militare per abbassare questo 0,7, se ci riusciamo, non sarà facile, a valori più bassi. Torniamo però al motivo di oggi. Quindi SOP ha immaginato una soluzione specifica, motivo per cui abbiamo organizzato questi due eventi, per ridurre le emissioni di metano e non solo, poi Daniela Spensi ci dettaglierà questa situazione in modo molto concreto e devo dire anche misurabile, perché poi in realtà tutto ciò è stato misurato, non soltanto una misurazione di campo, le prove di campo hanno un valore, ma è stata fatta una misurazione attraverso il metodo scientifico che il professor Agudis ci spiegherà in un dettaglio importante. Per cui Daniele ci spiega un po' il contesto di questa cosa, cioè l'idea è, vabbè, SOP fa questo, è la sua mission, quella di trovare delle soluzioni per aumentare la sostenibilità e renderla compatibile con, passati in termini, l'allevamento intensivo, perché noi effettivamente abbiamo il dovere morale di sfamare tutti, non solo i ricchi, questo è, penso, un passaggio non marginale. E nello specifico, quindi, qual è questa soluzione, questo SOP Lagoon, di cui stiamo parlando da un po' di tempo? È un prodotto che nasce per aiutare gli allevatori a gestire in maniera più efficiente e più produttiva quello che è una risorsa a tutti gli effetti, e cioè gli effluenti zootecnici. Il prodotto SOP Lagoon, come diceva giustamente il dottor Poggianella, viene utilizzato in maniera molto semplice, perché ogni soluzione nella nostra idea, per essere sostenibile, deve prima di tutto essere accettabile e accettata da chi la deve utilizzare, quindi semplice da utilizzare. Non richiede investimenti di infrastrutture, è un'applicazione di quella scatola, può trattare centinaia di vacche per qualche settimana, quindi anche dal punto di vista logistico e delle conseguenti emissioni, quindi è molto scalabile, tornando alla parola che utilizzavo prima dottor Poggianella, e permette di attivare quel complesso di microrganismi che già è presente nel liquame, modulandone il comportamento, riducendo certi tipi di fermentazione che sono quelli responsabili delle esalazioni di metano e gas serra, poi vedremo anche di quanto, ma anche di ammoniaca e anche di odori. Quindi a tutto tondo offre una possibilità di mitigare l'impatto sia sulla società che sull'ambiente della gestione dei liquami, offrendo al contempo una soluzione economica, perché se non devo agitare il liquame quando devo portarlo nei miei campi per utilizzarlo come concime, se non devo rompere croste che si formano in superficie, che bloccano, impediscono di sfruttare appieno questa risorsa, ecco che io ho un vantaggio pratico come allevatore, e in questo mio vantaggio pratico offro anche un beneficio per tutta la comunità, per l'ambiente. Volevo però fare, un po' coinvolgere il professor Agudis, non tanto nel, perché ripeto, quello che ha fatto SOP è interessante, che è auspicabile che si faccia in generale, no? Cioè io ho un'idea, sviluppo un prodotto, un processo, un servizio, insomma io industria produco qualcosa e lo immetto sul mercato, magari sottoponendolo alle prove di campo, quelle che si dicono, che non sono un aspetto negativo perché rappresentano la conoscenza empirica, le prove di campo che non sono marginali. Però se uno è talmente sicuro di sé, magari pensa di poter passare nelle forche caudine della comunità scientifica, cioè sottoporre questa idea, questo prodotto alla comunità scientifica, che è un processo molto rischioso, perché un prodotto può anche subirne, può anche uscirne male, cioè può uscirne bocciato, no? Perché la comunità scientifica usa il metodo scientifico. Per cui io credo, chiedo al professor Agudis, che è un ordinario dell'agraria di Milano, che ha, diciamo, coordinato la ricerca, che ha fornito quei numeri di cui si sta parlando, quindi la possibilità di ridurre le emissioni di metano da parte dei vascoli di stoccaggio del liquame di circa l'80%, con un'oscillazione di cui poi il professore ci parlerà,
Ma io utente, io allevatore, io giornalista, io opinione pubblica, insomma, io politico, mi sento sicuro di poter esporre. Sa, noi siamo, diciamo, molti di noi sono dei professionisti, il professionista consiglia e scrive, usa questo, avrai questo. E lì diventa anche rischioso perché metti a repentaglio la tua reputazione. Per cui ci deve essere anche un'azione fideistica importante nei confronti della comunità scientifica. Cioè noi possiamo essere certi della vostra pubblicazione su una rivista Sustainability, che è una rivista, diciamo, indicizzata, che ha un collegio di revisori, insomma, ci spiega un po' questo. Ok, spiego il principio di funzionamento della pubblicazione scientifica, che è uno dei principi base dello sviluppo della scienza. È ormai un secolo che gli elementi base per confermare o presentare in pubblico i risultati scientifici sono il paper, l'articolo scientifico. Qual è la differenza? Che io mi sveglio un mattino, decido qualche cosa, prendo, scrivo un giornale, probabilmente siccome qualcuno dice che ho detto delle cose sensate nella mia vita, lo pubblica. Posso anche avere ragione, non penso, non l'ho fatto in malafede, ma un conto è che io devo dare conto agli altri della affidabilità del mio risultato. Cosa succede in questo caso? Che devo usare lo strumento che si chiama scientific paper. Cosa devo scriverci lì dentro? Accuratissimamente i metodi che io ho usato per la sperimentazione. Ovviamente dove l'ho fatta, quanto erano grandi i vasconi, che apparecchiature ho usato nel caso specifico, come le ho usate, qual era la precisione delle apparecchiature che io ho utilizzato. Devo fornire questa documentazione. Ovviamente posso anche dire ho usato la macchina X, vai sulla documentazione di riferimento, ma ho misurato, se non scrivo che macchina ho usato, il mio articolo non passerà, perché non si sa come, con che strumento la misurate. Lo sappiamo tutti che possiamo misurare con la precisione di un metro o di un millimetro, quindi dobbiamo conoscerlo. Poi devo dimostrare che ho seguito delle norme di la cosiddetta casualità dei campioni. Quando analizzo un elemento, un'unità sperimentale, devo fare in modo che non ci sia una variazione sistematica. Se io volessi dire che un prodotto non serve a nulla, per esempio, vado a misurare solo nei giorni in cui fa caldo e misuro senza prodotto solo nei giorni in cui fa freddo, perché col caldo sono favorevole alle emissioni. Quindi potrei alterare l'esperimento. Se noi dobbiamo fare un esperimento con le persone qua dentro, bisogna che io faccia in modo che qualsiasi delle persone qua dentro abbia la stessa probabilità degli altri di essere un'unità sperimentale. Quindi la correttezza del campionamento. A questo punto si sottopone il tutto a analisi di tipo statistico che danno una garanzia ulteriore in termini probabilistici. La statistica non è il pollo di Trilussa, è esattamente il contrario del pollo di Trilussa. La statistica, appena andiamo oltre la media, ti dice che esiste un'altra cosa che si chiama la deviazione standard, che dice che la deviazione standard non c'è perché qualcuno ha mangiato uno, qualcuno ha mangiato zero. Noi dobbiamo avere una stima dell'errore sperimentale, niente è assolutamente privo di errori, i nostri migliori strumenti, accorgimenti e tecnologie hanno un errore e noi confronteremo la nostra variazione rispetto all'errore sperimentale. Se la nostra variazione non è più grande del caso, il risultato non è pubblicabile. In sintesi c'è una serie di requisiti chiaramente definiti, chiaramente normati, che portano a poter pubblicare un articolo. Ma non è finita lì. Deve vederlo un altro? No, devono vederlo altri due almeno, esperti della materia, che sono i cosiddetti peer reviewers, revisori alla pari. Quindi io sono uno specialista di emissioni, altri due specialisti di emissioni devono vedere il mio articolo scientifico e devono dare il loro parere. Il parere può anche essere: hai usato un metodo che si usava 10 anni fa e si sa che non è buono, bocciato. Quindi
devono essere due esperti che approvano. Il tasso di non accettazione delle riviste scientifiche è molto la non accettazione è molto alta. Si può, una media generale può essere dell'ordine non accettato attorno all'85% degli articoli che vengono inviati alle riviste. Ci sono due ragioni di non accettazione. Uno è sbagliato i metodi o le analisi o quant'altro. L'altra, l'argomento non è originale, perché un altro requisito della pubblicazione scientifica è l'argomento originale. Non posso copiare il lavoro che hai fatto tu ieri e scrivere, cambiare un numero, no. Devo creare un progresso, se no è un articolo tecnico, rigoroso ma tecnico. Quindi, solo dopo che è stata passata questa sequenza, l'articolo compare su una rivista. Comparso su una rivista rappresenta qualcosa che può ufficialmente essere speso. Faccio un esempio, il famoso mais VT Monsanto, che Greenpeace si è scatenata contro il mais VT Monsanto dicendo che provocava danni. Non è successo niente per anni, è uscito un articolo scientifico dove si diceva che il mais VT faceva crescere di più le femmine di ratto che i ratti maschi. A quel punto questo articolo finì in Parlamento europeo e 15 giorni dopo la Food Security Authority con sede a Parma creò una commissione di 20 esperti internazionali per rivedere tutti i dati statistici. La revisione si concluse con nulla di fatto. Era vero che le femmine di ratto crescevano più dei maschi di ratto col mais BT, ma questo succedeva anche in 7-8 varietà tradizionali. Quindi l'articolo era vero. È un dato di fatto, non... ma la consistenza era nulla. Quindi molti articoli vengono classificati non pubblicabili per consistenza anche. Giusto per darvi un'idea ulteriore dell'importanza degli articoli scientifici, il più grande pubblicatore di articoli scientifici al mondo è Elsevier, una società di diritto olandese di cui sappiamo il bilancio. Potremmo salvare due volte la Grecia, oltre 9 miliardi di euro all'anno. La seconda è comunque, che è Nature, la seconda, è attorno ai 2 miliardi di euro all'anno. Pensate alla dimensione del business. Non è nota un altro grande editore emerso di recente, che è MDPI, che ha cambiato il mondo rendendo gli articoli accessibili a tutti. Perché è il diritto svizzero, quindi non posso sapere i bilanci, ma ritengo che sia altrettanto. Ecco, quindi avere pubblicato degli articoli scientifici vuol dire aver superato il vaglio di una comunità di esperti che con grande rigore ha valutato che la tua ricerca è originale, fatta con metodi corretti, con i dati statisticamente elaborati e che deve comprendere anche un margine di errore. Il miglioramento è dell'80%, benissimo, guarda che non è l'80%, è compreso tra il 90% e il 70%, giusto per dirti, ti do il valore medio, ma anche il limite di precisione della mia conclusione. Quindi quando passiamo una valutazione del genere abbiamo fatto un salto avanti di livello. Su un articolo scientifico è pensabile fare delle valutazioni di tipo legislativo, a volte gli articoli scientifici sono anche in contrasto, qui è molto difficile, però... è uno strumento che comunque ha una base completa. Fareste fare il meccanico da uno che ha studiato meccanica o dal primo che prendete per strada? Io preferirei uno che ha fatto il meccanico. Un agricoltore sa fare l'agricoltore. Non facciamo parlare persone che non sanno niente di agricoltura a proposito dell'agricoltura. Grazie professore. Però c'è un altro aspetto. Quindi ok, questo è il metodo scientifico, sopra sfidato. Accettato la sfida e quindi i risultati di questo trial sono stati pubblicati. Nella chiavetta avete l'articolo scientifico open access integrale originale, perché è possibile divulgarli in questo modo, però non togliamo il valore a quello che è l'esperienza empirica. Io volevo coinvolgere un attimo Enrico Locatelli. Enrico Locatelli è un collega, un veterinario come me, è allevatore, un importante allevatore della provincia di Cremona,
che ha fatto parecchia esperienza empirica di queste cose. Io volevo chiedere a Enrico proprio due domande, adesso stiamo chiacchierando fra amici, e magari così col microfono lo avviciniamo. Prima, chi ti ha spinto? Diciamo, tu hai fatto una serie di scelte, no? Dicevi prima, no? Hai fatto delle scelte, per esempio, sulla un uso diverso della concimazione, cioè un paradigma diverso. Hai fatto delle esperienze di questo tipo sulla riduzione delle emissioni da parte degli animali, eccetera. Ma volevo sapere, la prima domanda è: ma chi ti ha spinto? È una sola curiosità? O hai sentito un dovere morale? Oppure pensi che possa essere un business futuro? Cioè, a un certo punto, forse chi comprerà il latte e la carne lo comprerà più volentieri da chi fa delle attività più sostenibili di altri. Allora, buongiorno a tutti, sono Enrico Locatelli, allevatore veterinario. Allora, ti dispiace venire qua, Enrico, perché ti vede anche la telecamera. Ti filmiamo. Abbiamo anche abbiamo preparato anche io. Allora, cosa mi ha spinto? Diciamo che da sempre io sono curioso nelle cose innovative. Per vari motivi devo sempre trovarci qualcosa che penso io possa darmi futuri vantaggi. Questo, diciamo, nel mio percorso di allevatore veterinario in generale l'ho sempre fatto. Quindi anche quando ho conosciuto la SOP, diciamo, e tutto il suo staff, la curiosità, io spesso ascolto sulle varie cose innovative, ascolto e poi penso, medito, e la mia curiosità è stata sia da un punto di vista, quindi, di trovare risvolti certo positivi per l'ambiente, positivi per il mio allevamento, poi alla fine, soprattutto negli anni, dalla passione un po' il risvolto economico ce lo deve sempre trovare. E anche in questo caso, spinto da tutte queste cose, ho cominciato l'esperienza con loro, molto positiva. Posso dire, soprattutto dopo quello che ho sentito oggi, che al di là del fatto che oggi la soluzione praticamente esiste per diminuire tutto ciò che oggi diciamo, una delle cose per cui viene accusato il nostro ambiente di inquinamento, eccetera, sentiti questi numeri, già magari il fatto che non è così impattante la percentuale, ma è molto impattante nella nostra percentuale, ad esempio l'ammoniaca. Abbiamo una soluzione in tasca e devo dire che al di là dell'esperienza propria, dove ad esempio io questa cosa l'ho tramutata in fattore economico, perché nel giro di 3 anni a quest'anno io ho ridotto la concimazione a 0, 30% per anno, quest'anno è la prima volta che non do concime chimico. Naturalmente do molto liquame sui miei terreni, calcolato per unità di azoto in base alle piante coltivate, e quest'anno per la prima volta alla semina già fatta, del cereale principale, diciamo che è il mais, oltre agli autunno vermini, ho ridotto la concimazione a 0, è il primo anno che lo faccio a 0, sono partito, diciamo, dal 100%, 30% il primo anno, 30% l'anno dopo ancora, quest'anno 0. Se dovrò correggere qualcosa ho ancora la possibilità di farlo tra un mese, tra un paio di 40 giorni o 50, vedremo, spero di non doverlo fare, dai calcoli non dovrei farlo, speriamo che piova un pochino di più e che qualcuno intervenga, la politica intervenga in modo importante in questa fase critica di siccità, Però voglio aggiungere una cosa, al di là del fattore economico che mi ha ridotto quindi a ridurre la concimazione chimica a 0 e quindi non acquistarla. Credo naturalmente nel fatto di diventare sostenibile da un punto di vista dell'allevamento,
Però devo dire che la conoscenza alla fine è la cosa che io oggi ho, ancora una volta sottolineo l'importanza, perché l'aver ascoltato il professor Acutis oggi, insomma, dà sostegno al fatto che la conoscenza sia una delle cose più importanti e che però dobbiamo divulgarle. E quello che diceva Poggianella prima, e anche lei professore, sul scontro che abbiamo oggi, è uno scontro continuo tra, non so, chiamiamoli ambientalisti allevatori, chiamiamoli come vogliamo. Non deve esserci, ci deve essere la conoscenza scientifica. Secondo me è la cosa più importante che posso rilevare oggi. Grazie. Grazie. Il dialogo costruttivo, insomma, non il conflitto tra le parti. Sempre rimanendo, ovviamente Lorenzo già sta guardando, rimanendo nell'ambito delle esperienze empiriche, perché le esperienze empiriche fanno parte fondamentale, abbiamo anche un altro allevatore, Lorenzo Andena, che mi sta per uccidere, credo che non è rivista, cioè intervento, non fa niente, e Lorenzo pure, proviene da una famiglia, a parte la sua attività proprio diretta, cioè la sua famiglia è impegnata nel coordinamento della zootecnia di Lorenzo, è stato presidente dell'AIA, insomma, per più di 2 o 3 mandati, credo, Lorenzo, non ricordo, eccetera. E anche Lorenzo, diciamo, ha mostrato negli anni questa sensibilità, me l'ha raccontato diverse volte, no? Di cercare di capire, magari, se ci poteva essere delle strade diverse da quelle che sono i paradigmi, no? Cioè, si fa così, si è sempre fatto così. Qual è stata, Lorenzo, magari se ti puoi venire a dirci due. Buongiorno a tutti, intanto, e grazie ancora per l'opportunità di portare la mia testimonianza e la mia esperienza con questi prodotti. Allora, sì, sono stati diversi di questi fattori che mi hanno portato a conoscere e a imparare a utilizzare questi prodotti. In primis, appunto, come già accennato altre volte, l'abbattimento d'origine, prima ancora che delle emissioni gassose, perché quello che noi percepiamo già 20 anni fa, quando non si parlava ancora di emissioni ammoniacali o metanigene, però comunque l'odore c'era, il problema c'era, quindi abbiamo iniziato banalmente per quello. Poi, mettendoci sempre il naso, come si suol dire, ci siamo accorti, appunto, grazie a tutte le esperienze portate dal SOP, che negli odori c'erano anche queste sostanze altamente inquinanti e climalteranti. Non voglio fare il santo, sono un imprenditore, quindi è ovvio che il ritorno economico è alla base delle nostre attività. Io quindi ho iniziato a fare anche un po' qualche conto, anche per dimostrare a mio padre che non era tanto in quest'ottica, che oltre a queste validità avevano anche un grande ritorno economico, che si è espletato, come diceva prima anche il collega Locatelli, negli ultimi anni con una grandissima, anzi la totale riduzione delle concimazioni azotate e chimiche in generale, che negli ultimi anni hanno avuto comunque un notevolissimo aumento di prezzo. Un'altra cosa che mi piace considerare, che però forse è più difficilmente quantificabile, il fatto di non respirare banalmente tutti questi gas, specialmente l'ammoniaca, che valore gli diamo a noi, ai nostri lavoratori, alla nostra comunità? Prima o poi dovremmo, secondo me, iniziare a valorizzare anche questo aspetto, ma non perché dobbiamo arricchirci, ma per sensibilizzarci. Il problema c'è, lo possiamo risolvere ed è giusto che facciamo la nostra parte. Con loro mi sono trovato molto bene perché hanno soluzioni estremamente innovative, pratiche, sicure e soprattutto mi hanno dimostrato negli anni, in tutte le prove che abbiamo fatto, Marco lo sa bene, alcune non sono magari andate benissimo già dalla prima volta, ma non ci siamo persi di piglio e grazie appunto a analisi di dati, sia sui miei terreni, io faccio costantemente analisi dei terreni, sia con centraline, quindi con sensori che monitoravano tutte le nostre emissioni 24 ore al giorno, abbiamo visto che il nostro impatto ambientale è veramente molto molto basso e questa è una delle soddisfazioni più grandi che si possono avere. Grazie Lorenzo. E niente, siamo in conclusione poi degli interventi, ma mi piacerebbe interagire con voi. Daniele, dottora Spesi, ci spieghi esattamente, quindi
Vista la premessa, cosa dobbiamo fare in allevamento questi benedetti e famigerati vasconi di stoccaggio dei liquami, in pratica per ridurre le loro emissioni dei numeri importanti, cioè dell'80% alla fine della fiera. Cioè, cosa consiste in pratica? Il prodotto, come hanno detto anche il dottor Rocatelli e il dottor Andena nella loro esposizione, è molto semplice da utilizzare perché, ripeto, è stato pensato proprio perché venisse accettato e venisse applicato. Quindi, al pari di quello che è stato fatto nella pubblicazione scientifica, che proprio ha riprodotto in una scala reale, in una reale azienda agricola, quello che clienti, come appunto i due ospiti che hanno già parlato, fanno quotidianamente o settimanalmente, cioè l'aggiunta di questo prodotto nei liquami. Poi è ovvio che è difficile in ogni azienda, un'azienda agricola, andare a monitorare come è stato fatto nello studio scientifico le emissioni, perché ha richiesto questo lavoro, un grosso intervento di tecnici specializzati con dei macchinari specifici. Ma i risultati sono paragonabili, e appunto il segnale più forte che l'analogia di quello che vediamo tutti i giorni in campo e quello della pubblicazione scientifica è stato l'odore. Questo è un esempio di come il prodotto viene applicato, cioè proprio semplicemente l'applicazione una volta a settimana, disciolto in acqua per facilitare la diffusione all'interno del liquame, di una minima quantità di prodotto che fa lavorare in maniera differente la popolazione microbica presente all'interno del liquame. E volevo tornare per coniugare un po' l'intervento che ha fatto il professor Acutis con quello poi di campo, spiegando un po' la pubblicazione scientifica, cioè come è stato ottenuto questo risultato. E appunto, giustamente il professor Acutis diceva, c'è necessità di avere un metodo giusto, riproducibile da altri ricercatori che volessero validare la metodica, e un metodo anche che consiste in una certa novità. Una delle grosse novità di questo lavoro, che è il terzo pubblicato su SOP Lagoon, dopo i primi due fatti dall'Università di Milano e dall'Università della California in scala più piccola, più ridotta, è stato quello di lavorare, di nuovo, ripeto, in una scala reale, in un'azienda agricola vera. Questa è stata la prima grossa novità. Qua possiamo vedere come sono state misurate, sono stati catturati i gas emessi dalla vasca con delle zattere che trasportavano questi imbuti collegati a dei tubi, a loro volta connessi con un analizzatore professionale da laboratorio che campionava l'aria e misurava quanto gas venisse emesso. Come ha detto il professore, la prova è scientificamente valida e statisticamente valida perché sono stati fatti diversi punti di misura confrontando una vasca che ha ricevuto settimanalmente, come da protocollo normale di utilizzo, il prodotto, e un'altra vasca invece che è stata gestita in maniera del tutto standard, come l'allevatore ha sempre fatto, riempita in maniera alternata, un giorno sì e un giorno no, con il liquame prodotto dalle vacche che stavano andando avanti a produrre latte come tutti i giorni, quindi garantendo per quanto possibile un'omogeneità massima nei due campioni, di nuovo permettendo di avere una base da cui ricavare questi dati quanto più confrontabile e robusta possibile. La prova è andata avanti anche per diversi mesi, questo perché ha dato la possibilità a questa microbiologia di evolvere in un certo modo, simulando quello che realmente accade in tutte le realtà agricole dove il liquame deve maturare prima di essere utilizzato poi in campo. I numeri che abbiamo ottenuto sono stati davvero molto importanti, quindi quello che abbiamo visto è nelle due vasche, di nuovo parallele per lo stoccaggio dei liquami, in questa stalla che aveva 900 animali che producevano questo liquame, una stalla da latte, durante i 130 giorni di studio si è misurato questo confronto. Tra la vasca trattata SOP e quella standard si è notata una riduzione di oltre dell'80% del metano e del 75% dell'anidride carbonica. Questo di nuovo è stato validato poi dalle analisi statistiche che ha effettuato proprio il professor Acutis per dimostrare che con la loro variabilità, quindi con l'80 è effettivamente il dato medio ottenuto dai campionamenti nella vasca di controllo, trattata rispetto al controllo, ma è un dato robusto, un dato scientifico che permette di dire sì, questo è un 80% che si può sottoscrivere e che poi è stato sottoscritto non soltanto dagli autori,
ma anche appunto dai revisori che hanno preso in carico l'articolo per poterlo validare. E questo per noi è una doppia soddisfazione, perché da un lato consolida e migliora i risultati di nuovo che avevamo visto da studi precedenti, e dall'altro permette di dimostrare che i nostri prodotti funzionano anche in scala reale. Spesso si sente, so che Alessandro, voi come Ruminanzi accurate tanto anche le novità che si affacciano sul mondo della scienza e dal mondo della scienza, spesso queste novità sono ancora troppo lontane dalla concretizzazione. E quindi per noi un motivo di orgoglio è quello che lavoriamo un po' al contrario. Prima sviluppiamo una soluzione, ci assicuriamo anche con la collaborazione di allevatori amici e curiosi che il prodotto effettivamente funzioni in campo, prima di sottoporlo alla scienza per ottenere una validazione. E non sviluppiamo qualcosa in laboratorio sperando che un domani possa funzionare anche nelle realtà agricole. Sì, se vogliamo ragionare in termini di numeri, abbiamo provato a simulare cosa può voler dire questo 80% o 75%, che è collegato anche alla riduzione molto forte di protossido d'azoto, che era stato dimostrato negli studi precedenti, tra il 50 e il 100%, che è un altro gas serra molto importante dagli allevamenti. Quindi se una stalla da 200 bovine da latte produce da liquami circa 400 tonnellate di CO2 equivalente, cioè la somma dei tre gas serra messi insieme produce 400 tonnellate di CO2, con l'utilizzo di Soap Lagoon se ne risparmiano 320. E cosa vuol dire questo riportato alla totalità? Una cosa utopica pensarlo, ma il modello ci permette di dire: se noi lo applicassimo in tutte le stalle italiane, che sono circa 25.000, sono 24-26.000 a seconda del... vanno via via scomparendo, questo lo sappiamo, vuol dire 2 milioni e mezzo di bovine, vuol dire produrre teoricamente 5 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Se tutte utilizzassero Soap Lagoon si potrebbero ridurre 4 milioni di tonnellate, risparmiare 4 milioni di tonnellate di CO2 in un anno. E questo è un numero che effettivamente ci deve far riflettere, perché l'agricoltura ha effettivamente a disposizione una soluzione per poter ridurre, anche se piccolo, l'impatto che ha sul clima e sull'ambiente. Grazie Daniele. Volevo aggiungere, tu prima hai parlato, Alessandro, dell'etichetta, dell'87% delle etichette testate quando accompagnano i claim di sostenibilità. Sostenibilità è una parola interessante, noi abbiamo iniziato, ripeto, a usarla nel 2001, quando ci guardavano tutti un po' come degli alieni. Adesso sostenibilità continua a cambiare significato, e spesso sostenibilità vuol dire compensazione. Cosa vuol dire compensazione? Vuol dire che io misuro le mie emissioni, in questo caso questi 5 milioni di tonnellate, e quindi posso dire che posso diventare neutro se vado a comprare dei carbon credit o vado ad acquistare degli appezzamenti di alberi, di foreste, eccetera, eccetera, e calcolo e compenso, per cui di fatto io divento neutro. Allora, ci sono molti dubbi riguardo questa cosa. Primo, queste tabelle sono tabelle molto vecchie, quelle utilizzate dal GHG Protocol del 2004. Verra, che è una delle società, sappiamo che sta avendo molti problemi con questo. Il WMO sta condannando un po' tutto questo modo di usare tabelle che non sono tanto aggiornate. E purtroppo gli alberi in questo momento, per quanto fondamentali, non assorbono l'anidride carbonica come si pensa, o come alcuni pensano, ma molto meno. Quindi vorrebbero dire moltissimi più alberi. Però lasciatemi dire un po', che a me ricorda un po', senza entrare nella religione, no? Poi tu sei di Roma, quindi non vorrei mai, siamo anche nella Settimana Santa, però vi ricordate le indulgenze plenarie, no? Questi ricconi cattivoni che facevano di tutto e di più e poi compravano le indulgenze per essere puliti e non avere più. A me un po' questo ricordo, cioè io non è che devo dire perché siccome io inquino, io produco anidride carbonica, metano, eccetera, basta comprarmi un po' di alberi, sono a posto. Non è lì. Certo che la compensazione va bene. Se io ho fatto di tutto di più, ho cercato di eliminare, di ridurre, mi manca ancora un pezzettino, per quello ben venga dare anche un aiuto per la riforestazione. Ma io devo ridurre, è lì che devo impegnarmi, devo fare in modo che ce ne siano meno di emissioni. È lì che faccio la differenza, non compensare. Perché gli alberi, se fossero in grado già di compensare, non saremmo a 420 parti per milioni in atmosfera di anidride carbonica, saremo teoricamente a posto. Quindi gli alberi già non ce la fanno più. Se io spero di
usare questi alberi per compensare le mie emissioni, e di nuovo dire che il mio mais, i miei alberi servono per compensare le mie emissioni delle vacche e non invece per la strada che passa vicino, cioè non ne usciamo. Secondo me dobbiamo veramente lavorare, come noi siamo contenti di farlo, come altre tecnologie ci sono interessanti, per ridurre, noi dobbiamo evitare che escano queste emissioni dall'atmosfera. Lì l'impegno è importante, lì che possiamo fare la differenza. Grazie Marco. E direi che a questo punto siamo in chiusura, quindi se c'è qualcuno di voi che vuole chiarimenti, dire qualcosa, e possiamo far girare il microfono. No, senza che si alza. Parlo forte, mi sentite? No, perché la telecamera. Adesso arriva subito. Siamo schiavi della tecnologia. Abbiamo il nostro balletto, il balletto che ha un dottorato in agronomia, che fa il balletto. La nostra hostess. Paolo Pignatetti. Chiedo scusa, ho detto che c'è anche la parola suino qua dentro, sì. Però vedo che si parla solo di bovini. Sì. Ti prego, se ne vuoi parlare, ci faresti piacere, grazie. Certo, volentieri. Beh, la giornata di oggi serve per presentare questo lavoro che è stato fatto su liquame di vacche da latte. Il prodotto, o meglio un suo fratello, che è dedicato alle emissioni, agli effluenti per suini, ha la stessa funzione. Si applica nello stesso modo, con un dosaggio che è più proporzionale alla quantità di liquame che ogni animale, ogni specie diversa produce, quindi in questo caso i suini. E l'obiettivo per loro, per questo prodotto, è di nuovo di abbattere le emissioni ad origine di ammoniaca, che sono quelle che impattano in maniera più evidente, ai sensi perlomeno, la gestione del liquame suino, e che sappiamo essere in questo tipo di allevamenti anche già regolamentato. Sempre stimolando questa diversa fermentazione, chiamiamola così, dei liquami, si vanno ad abbattere anche in questo caso le emissioni di gas serra. Quindi tutto quello che abbiamo detto, al di là del numero che varia ovviamente da specie a specie in termini di, come vediamo qua, di tonnellate equivalenti prodotte da un tipo di allevamento, però tutto il resto rimane valido, cioè il prodotto serve proprio per orientare in maniera diversa le fermentazioni che avvengono, per valorizzare il liquame anche suino come potenziale fertilizzante organico per i campi, invece che far produrre questi gas che in qualche modo anche disperdono nutrienti nell'atmosfera in sotto forma di carbonio piuttosto che azoto. Quindi sì, assolutamente, abbiamo anche il prodotto dedicato ai bovini da carne, con il dottor Marchesin ne parliamo da un po', anche prodotti per le bufale. Quindi a seconda della specie animale gli effluenti sono leggermente diversi, perché cambia la nutrizione, cambia il metabolismo, e quindi questo per noi ha voluto dire aggiustare la preparazione, il trattamento che facciamo a questi prodotti perché funzionassero specifici per ognuna di queste specie. Okay, grazie. Altri? Sì, dottor Marchesin. Sì, se posso. Una notazione di carattere politico. Io toglierei la parola, il termine intensivi dal cartello che vedo campeggiare là e anche dal linguaggio che usiamo, perché noi abbiamo coniato il termine allevamenti protetti, perché sostanzialmente, parlo per la zootecnia bovina da carne, l'avere delle stalle dove gli animali sono tenuti bene sulle lettiere, acqua pulita, alimentazione controllata, veterinario che verifica assieme all'allevatore che stiano bene, tracciabilità, e protezione dalle intemperie, naturalmente meno stress, per noi quello è il sistema di allevamento. Poi se vogliamo, così correre dietro gli ambientalisti, animalisti, parafrasare sul pascolo, allora siamo in un altro mondo, perché lì vale sempre l'esempio che io faccio quando parliamo di rapporto tra allevamenti protetti e pascolo. Se io vado in vacanza, non vado in un prato a dormire di notte all'aperto senza la tenda, un materasso, mi porto la borraccia dell'acqua pulita o bevo dei ruscelli, sono alla mercé dei parassiti, vivo lo stress della preda, perché anche il bovino è una preda, eccetera. Cioè, noi dobbiamo sfatare l'immagine bucolica di un'agricoltura, di una zootecnia che viene dipinta negli spot pubblicitari per convincere il consumatore a comprare con la vacca viola, con la margherita in bocca. Ecco, quindi
Gli allevamenti protetti per noi sono l'essenziale. E poi, parlando di suini, ecco, noi stiamo lavorando anche sul fronte dei suini, non solo dei bovini ma anche dei suini, perché il progetto che stiamo portando avanti di allevamenti sostenibili, tra l'altro è recente il decreto ministeriale che darà la possibilità di scrivere in etichetta prodotto da allevamenti sostenibili, e quindi stiamo lavorando col Ministero anche per le linee guida per fare questo, e recentemente ci siamo incontrati con un gruppo di tecnici rappresentanti del settore suinicolo per arrivare a fare anche un disciplinare allevamenti sostenibili. Quindi io farò in maniera di mettere in contatto con voi, i tecnici che seguono, il progetto di disciplinare, in maniera tale da poter inserire all'interno, tra le varie casistiche, anche quella del miglioramento dell'efficienza aziendale con l'utilizzo di prodotti particolari. Ovviamente non possiamo mettere il nome del prodotto, ma se mettiamo i principi attivi, questo lo possiamo fare, insomma. Grazie. Grazie alla provocazione. Comunque l'idea degli allevamenti protetti ci piace, e tra l'altro gli allevamenti al pascolo spesso che vengono visti sono 75 giorni all'anno, come sappiamo, gli altri come sono legati in catene o cose così. Quindi insomma non è detto che sia poi anche dal punto di vista del benessere animale la cosa migliore, sono d'accordo con lei. L'idea di usare allevamenti intensivi era proprio per dire: abbiamo bisogno di tanto cibo. L'allevamento e l'agricoltura viene chiamata intensiva a livello mondiale come definizione, quindi noi ci attacchiamo a questo concetto di rendere sostenibile ciò che sembra nell'immaginario collettivo non essere, che è appunto l'allevamento e l'agricoltura intensiva. Poi sui termini, sulle parole, si può sicuramente fare moltissimi ragionamenti, però lo scopo è di andare ad aiutare proprio chi produce tanto cibo, e tutti noi ne abbiamo bisogno a livello mondiale, e quindi non dobbiamo andare a ridurre la produzione. La cosa che hanno detto molto bene i nostri ospiti a sorpresa, come Lorenzo Andena, e abbiamo chiesto di venire come il dottor Locatelli, Enrico Locatelli, è che loro hanno ridotto la concimazione chimica in questi anni, ma non hanno ridotto le produzioni. Non hanno ridotto, perché questo è importante. È facile dire: io riduco la concimazione chimica. Come si fa a ridurre la concimazione chimica? Non si usa. Facile, facilissimo. No, noi dobbiamo ridurre la concimazione chimica e produrre uguale. Noi dobbiamo ridurre quelli che sono gli input, ma non ridurre gli output, perché questa è sostenibilità. Se io produco meno, devo fare i conti poi, perché la sostenibilità dovrebbe essere fatta calcolata anche a litro di latte o chilo di carne, non solo ad allevamento in generale o a capi, no? Quindi sappiamo quanto più una vacca da latte in India produce 3-4 litri di latte, quanto vale quel litro di latte che produce rispetto alle nostre vacche da latte che producono, non so, 36-34 litri. Lì dobbiamo anche andare. Io che ho il prodotto finale sul mio tavolo, il mio frigorifero, il mio latte, il mio yogurt, il mio formaggio, lì dovrei vedere su quello la sostenibilità, no? Per litro, la proteina, eccetera. Quindi il discorso è molto complesso, ma la cosa bella nostra, che siamo contenti di collaborare con centinaia di allevatori, è quella di dire: produci uguale, ma lo fai in maniera sostenibile. Ripeto, non produci meno o ti cambia, perché questa è anche la sostenibilità. Posso dire una cosa? Due cose istantanee. Una è: vediamo questo numero qua, 4 milioni di tonnellate. Signori, un'auto neanche delle stramoderne, siamo percorrenza 12.000 km media dell'auto, stiamo consumando una tonnellata di CO2, stiamo compensando 4 milioni di auto, il 10% del patrimonio auto nazionale. Giusto per dare un'idea della dimensione di che cosa stiamo trattando, è un altro punto veramente importante. Stiamo parlando solo di abbattere le emissioni dalle vasche. Non importa come, basta che le abbattiamo, però veramente 10% del patrimonio auto nazionale. Secondo punto rapidissimo, è di nuovo sulla questione intensivo. Attenzione, perché la FAO parla di intensificazione sostenibile. Attualmente giuridicamente siamo fermi al 2004 con la definizione di allevamento intensivo, che ci dice che è un allevamento scollegato dalle normali attività dell'azienda agraria. Quindi dal punto di vista legale attuale,
quale nessuno, no, no, certo che la porcinaia da 10.000 capi è intensiva, l'allevamento di polli è intensivo, ma non molti allevamenti sono classificabili come intensivi legalmente. Però c'è in Europa una discussione in corso sulla nuova definizione di intensivo e segnalo un punto che è molto importante. I reflui da allevamenti zootecnici sono usabili nel mondo del biologico, che ha il gran pregio di non usare fertilizzanti chimici di cui Marco ci ha fatto vedere l'impatto rilevantissimo. Attenzione che rischiamo che vengano dichiarati intensivi i nostri allevamenti e diamo una mazzata al 25% di biologico che l'Europa desidera. Era questa, non so in che sede, ma io faccio questa constatazione. Vedo se volevo chiedere, non mi pare di aver sentito se un'operazione di questo genere può beneficiare anche di sovvenzioni, di risorse pubbliche, politica agricola, comunitaria o cose di questo genere. Grazie. Grazie della domanda. Allora, noi abbiamo fatto fin da subito questa scelta di riuscire a essere internamente, come dire, sostenibili. Cioè ad oggi chi utilizza il nostro prodotto, noi andiamo a calcolargli il ROI, il ritorno dell'investimento, e gli dimostriamo che usando il nostro prodotto, per i vantaggi che lui ha, riduzione della crosta, riduzione poi del miglioramento della capacità, per esempio, dei reflui dal punto di vista della concimazione, eccetera, c'è tutti i vantaggi che può avere, sta in piedi da solo. Quindi ad oggi i nostri allevatori comprano il prodotto perché sta in piedi. Avevamo bisogno di riuscire a con questi lavori scientifici, di poterci confrontare con la politica, lo stiamo facendo, stiamo andando appunto a dimostrare che questo impatto che diceva il professor Acutis di questi potenziali è un impatto non per gli allevatori, è un impatto per tutti noi, cioè questi 4 milioni di tonnellate che possiamo risparmiare dovrebbero essere un beneficio che la comunità dovrebbe premiare a chi lo fa. C'è da lavorare, ci stiamo lavorando, quindi grazie della domanda che la prendo anche come uno spunto a continuare a farlo, perché è vero, noi abbiamo addirittura in altre nazioni, per esempio negli Stati Uniti, abbiamo una cooperativa che compra il prodotto lei e lo dà gratis agli allevatori da utilizzare, perché poi lei riesce, così facendo, a posizionare il suo prodotto come sostenibile sugli scaffali. Quindi questo è un altro metodo. E ci sono degli stati, gli Stati Uniti, che stanno valutando a livello di governatori di poter dare un contributo per poterlo fare ai clienti, ai nostri clienti, per acquistare il prodotto. In Italia stiamo arrivando, sono cambiati i governi, sia a livello regionale che a livello nazionale, quindi abbiamo iniziato questo dialogo. Ovviamente non vogliamo che questa cosa sia per noi della SUP, sia in generale, cioè tutte le tecnologie, tutte le cose che possono aiutare, possono servire, possono essere di beneficio non solo per l'agricoltura ma per la comunità a livello quello che si parla di sociale, perché sapete che la definizione degli ESG, no? Environmental Social Governance, quindi in questo caso non è l'ambiente ma addirittura la parte sociale. Quando diceva il dottor Locatelli che spero che anche a me faccia bene non respirare l'ammoniaca, è vero, l'ammoniaca è dimostrato che essendo un precursore del PM2.5, il PM2.5 uccide milioni di persone nel mondo, no? Quindi morti premature è un danno importante, quindi non respirarla, addirittura alcuni strumenti pratici che noi utilizziamo vengono dagli impianti petroliferi, sono gli stessi usati come salvavita, cioè vengono indossati dagli operatori e dopo un certo numero di ppm suonano, che credo sia, Daniele, 20 ppm, credo sia il numero, 16 ppm, 20-25 ppm. A noi è capitato molto spesso di misurare molti più ppm in un allevamento, 25 ppm l'operatore che ce l'ha deve scappare immediatamente perché è pericoloso per la sua salute. E noi negli allevamenti, beh, di suini arriviamo a numeri veramente altissimi, conigli forse abbiamo misurato il record, superavamo i 100 ppm, però negli allevamenti anche di vacche da latte a volte arriviamo a 25, 30, 35, 40 ppm. Quello che misuriamo noi nei nostri clienti è veramente zero, cioè la misurazione che possiamo venire a fare da te o forse è già stata fatta, credo da Lorenzo, abbiamo fatto moltissime misurazioni, arriviamo veramente a zero. Quindi questo beneficio non è un beneficio solo per l'agricoltore e l'allevatore, è un beneficio per tutti. Ecco perché sono d'accordo con lei che dovrebbe essere finanziato, dato come contributo, eccetera. Forse abbiamo sbagliato noi a non posizionarlo troppo caro come prodotto, per cui l'allevatore lo può comprare e non va a chiedere. Però questa è una riflessione economica interessante. Qualcun altro?
Ok, allora possiamo chiudere, gli spunti di riflessione ne abbiamo tanti, anche tante soluzioni, per cui alla prossima occasione. Grazie.